Ladies and gentlemen, madame e messie, e signore e signore, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, Sampdoria, Juventus, la formazione. Però prima di darvi la formazione vi invito ad iscrivervi ai nostri canali YouTube, mi raccomando, attivate la campanellina, lasciate un like e poi mi raccomando commentate, perché voglio sentire le vostre opinioni. Non perdiamo tempo, andiamo subito alla formazione. Tra i pali agirà Mattia Perin. Difesa a 4 con Rugani, Bremer. Rugani scelto a Gatti. I nostri terzini saranno Alexandra a sinistra, Danilo a destra. Centrocampo a 3 con Locatelli, McKennie, Rabiot. Trio d'attacco o tridente con Cuadrado, Kostic, Vlahovic. Voi mi direte, questa Juve è simile a quella dello scorso anno. Prima che me lo dite voi, ve lo dico io. Questa Juve ad oggi, con gli infortuni che ci sono, non è stata migliorata. La famiglia Agnelli ha chiesto alla squadra di rendersi conto qual è la società dove stanno giocando. Quest'anno è il centenario, bisogna portare dei trofei. Ma io lo dico anche a voi, carissima società, questa squadra ad oggi non è costruita per poter vincere, perché questa squadra, vedendo la formazione di oggi caratterizzata da tanti infortuni, questa Juve non è competitiva per portare trofei a casa. È un mio pensiero, io aspetto i vostri pensieri, spero che entro la fine del mercato la Juve possa ancora fare qualche acquisto per rinforzarla veramente. Se no lo posso tranquillamente dire, la Juve dello scorso anno con questa Juve non ci sono differenze di miglioramento. Dopo di ciò, vi ho detto la formazione, non mi allungo col video perché quello che conta è andando mettere in campo la formazione, scendere stasera in campo e vedere quello che succede. Noi ci vedremo nel post partita, sperando che faccia un video di elogi, complimenti di una bellissima partita, ricordandovi pure che con Maglie del Cuore poi domani andremo live in diretta con il nostro nuovo programma A Mente Fredda e le Pizzi Pagelle. Anche io oggi sono senza Coppa Siciliana, che l'ho dimenticata. Vi auguro a tutti buona partita, buona Juventus, fino alla fine, forza Juventus, e Mindivaio os benedica a tutti.